Ciao gente, io mi trovo su un treno che da Bologna sta andando a Monaco perché sto andando a fare il Kungsled nella Lapponia svedese e ci sto andando in treno. Ma sto facendo questo video così di getto per parlarvi di come bisogna comportarsi durante una tempesta di fulmini. Nell'ultimo video che ho messo sull'altavia numero 2, in pratica sono stato sorpreso di notte da una tempesta di fulmini e alcuni di voi mi hanno scritto dei commenti dove però ci sono un po' di confusione relative alle pratiche da attuare durante una tempesta di fulmini. Partiamo con la prima cosa: io non avrei dovuto campeggiare lì quella notte. Questo perché? Perché le nuvole non permettevano bene, le previsioni non permettevano bene, ma ho deciso comunque di campeggiare, un po' per questioni economiche relative al rifugio, un po' perché per una questione di principio volevo continuare a campeggiare e ho sbagliato, ho imparato la lezione. Prossima volta starò molto più attento. Però alcuni di voi mi hanno scritto di abbandonare la tenda durante la notte. Adesso vi spiego perché abbandonare la tenda durante la notte con la pioggia non sarebbe stata assolutamente la scelta giusta. Prima cosa, col buio si rischia di perdere il sentiero, di non trovare il sentiero e quindi di perdersi. Con la pioggia, uscendo in modo trafelato, comunque facendomi un pochino prendere dall'ansia, mi sarei potuto bagnare e se mi fossi perso, un attacco di ipotermia è molto più pericoloso in quella situazione. Inoltre, erroneamente, come alcuni di voi hanno scritto, il metallo non attrae i fulmini, il metallo conduce i fulmini. Questo perché? Perché le cose che attraggono i fulmini sono le cose alte, quindi le cime delle montagne, delle cose che svettano rispetto a tutto il resto, croci. Ecco, le croci potrebbero trarre in inganno perché sono fatte di metallo, ma il problema non è quando un fulmine colpisce la croce, il problema è quando noi siamo vicini alla croce, perché il metallo della croce conduce l'elettricità e ci fulmina ovviamente. Quindi gli oggetti di metallo non attraggono i fulmini. Però perché si dice di non fare le ferrate quando ci sono i fulmini? Perché? Perché se il fulmine colpisce per caso la parete e la scarica passa dalla ferrata, ci elettrizziamo per via della conduzione, non perché la ferrata ha attratto il fulmine. Quindi, tornando al discorso di come ci si comporta, la prima cosa da fare quando si vede un lampo e si sente un tuono è contare i secondi. Se passano circa 30 secondi vuol dire che la tempesta è a 10 km. Se è più vicina dobbiamo assolutamente scendere, se siamo su un colle, se siamo in cima a una montagna, se siamo su una ridge, non mi viene il termine in italiano, una cresta. Questo perché? Perché noi svettiamo e quindi è molto più probabile che veniamo colpiti da un fulmine. Bisogna scendere a valle, dove bisogna trovare riparo, ovviamente un'abitazione è la cosa migliore, ma anche un bosco molto fitto può andare bene, perché ovviamente la probabilità che un fulmine colpisca un albero è molto ridotta all'interno di un bosco molto fitto. Alcuni dicono che in realtà andrebbe meglio mettersi in una radura, non sotto gli alberi, qui ci sono un po' di pareri discordanti. Però campeggiare, la questione di campeggiare, si può campeggiare durante una tempesta di fulmini, però non ovviamente in una posizione rialzata. Bisogna cercare di stare in un avvallamento, in una zona che non svetti. Anche questo è un motivo per cui non me ne sono andato quella notte, perché ero in un piccolo avvallamento, tutte le montagne erano attorno a me, svettavano di circa 300-400 metri e mi sentivo abbastanza sicuro, tra virgolette, anche per il fatto che sapevo che i bastoncini non è che attraessero i fulmini. In che posizione bisogna mettersi? Non stesi per terra, perché in quel modo il nostro corpo è molto più a contatto con la superficie del terreno e se per caso un fulmine va a colpire il terreno nella nostra prossimità, veniamo al 100% passati, cioè trapassati dalla scarica. Quindi bisogna stare rannicchiati senza toccare il terreno con le mani, ma soltanto appoggiati con i piedi. In questo modo riduciamo la superficie di contatto che abbiamo col terreno e la probabilità che una scarica che proviene dal terreno passi attraverso di noi. C'è da dire che l'80% delle persone che viene colpita da un fulmine sopravvive se gli viene fatto il massaggio cardiaco. Quindi, quando si è in gruppo bisogna sparpagliarsi, in modo tale che se qualcuno viene colpito ci sono altre persone o un'altra persona pronte a fare il massaggio cardiaco per far ripartire il battito della persona che è stata colpita, perché ci sono veramente grandissime possibilità di salvarsi. Che altro dire?
quando si è sicuri di uscire all'aperto, quando non si sentono tuoni per 30 secondi. Questa è più o meno la regola generale che ho trovato in ogni sito di meteorologia, in ogni, diciamo, la prescrizione standard per la sicurezza. Direi che vi ho detto tutto, grazie per aver visto questo video fatto così estremamente di getto, un esperimento, vediamo se funziona, vediamo se riesco anche a fare l'upload col telefono, non ne ho idea, vediamo, però mi piace questa cosa che c'è uno scambio continuo tra me e voi che guardate i video, adesso con questa, diciamo, tabella di upload più serrata c'è una bella possibilità, c'è la possibilità di avere un bello scambio e di poter parlare di tante cose interessanti sulla sicurezza, su come andare in montagna e in generale è tutto più bello. Grazie per aver guardato questo video, ci vedremo con i prossimi video, vi lascio domani al nuovo video sull'Altavia numero 2 e niente, io continuo il mio viaggio, ho altre 46 ore di viaggio.